Palazzo Ceriani al Circolo della Stampa. Per la prima volta in Italia rispetto alle altre regioni, Torino organizza Dream Pink, manifestazione del Gambero Rosso. Come mai questo inizio in anticipo rispetto agli altri? Beh, l'abbiamo anticipato perché è la stagione giusta, è il momento giusto. I rosati devono essere bevuti e presentati prima dell'estate. E quindi a Torino ci stava una manifestazione Drink Pink a Torino per la prima volta in Italia. Organizzazione ONAV, Pieragenta, perché i rosati stanno incontrando un nuovo interesse? I rosati sono dei vini con una forte personalità. Molti pensano perché il rosato è un vino debole, un vino per donne. Assolutamente, questo lo possiamo vedere dai vitigni, ci sono dei vitigni importanti, vedi quello che ho nel bicchiere, un Sangiovese che diventa uno splendido rosato color cipolla. Sono i vini dell'estate, sono i vini che denotano tutto il carattere del vitigno che rappresentano e sono ovviamente quello che uno può desiderare per un aperitivo estivo. Dalla Toscana Anna Maria Cruciata, l'azienda Val di Toro, Annas Secret, un rosato, ma un rosato da che vini? Da Sangiovese, noi vinifichiamo solo uve sangiovese per fare i nostri rosati, solo vitigni autoctoni e lo scopo è quello di fare un rosato che metta d'accordo un po' tutti. Una lavorazione particolare la vostra? Sì, molto particolare in quanto noi raccogliamo le uve almeno una settimana prima di quanto non le raccogliamo per fare i rossi, quindi non è un vino prodotto da Salasso. Dalla Calabria l'azienda Donnici 99, una scelta insolita, un rosato? Sì, perché è una terra che esprime vini corposi, rossi, di gradazioni anche importanti. Il vitigno di partenza? Il vitigno di partenza, diciamo che la base è Aglianico. Dall'Alto Adige? Franzas, siamo un'azienda di montagna e presentiamo oggi il Sofi Rosato 2014 da Uwe Merlot. A Dream Pink, un'azienda dell'Alto Adige per produrre un rosato. Intanto l'azienda, che azienda è? Kettmeyer sul lago di Caldaro in provincia di Bolzano in Alto Adige. Vitigno di partenza? Vitigno di partenza, abbiamo un metodo classico di solo uvaggi Pinot Nero, metodo classico rosé e poi abbiamo anche un moscato rosa, vitigno moscato rosa. Dal Friuli Venezia Giulia l'azienda Le Monde, Pinot Nero spumante. È un metodo Charmat che deriva ovviamente da vigneti di circa 40 anni, proprio quelli che vediamo anche qui nel dépliant che potete vedere. L'azienda è stata rilevata nel 2008 da una nuova famiglia con un progetto nuovo, nuove produzioni, si lavora in biologico a tutti gli effetti, quindi eleganza, pulizia, un territorio che rispetto alle grave classiche ha una quantità di calcare e argilla importanti, quindi si lavora sulla freschezza, sulla mineralità, su una struttura più importante. Dalla Franciacorta, Lombardia, Stefano Rangoni, l'azienda Cadoro. Le caratteristiche di questo rosato vostro? Allora, è un 80% Pinot Nero, 20% Chardonnay. Noi come filosofia cerchiamo quella della freschezza combinata dell'eleganza. È un vino di media struttura, spiccati sentori di frutto rosso, fa 7 mesi in vasche d'acciaio e ha la caratteristica di essere un prodotto secco, quindi nel dosage 4,6. Alessandro Comotto, l'azienda La Masera, che tipo di rosé avete? Noi abbiamo un rosato spumante metodo classico che produciamo a base Barbera 70%, poi abbiamo un 30% di Freisa e un 5% di Vespolina. È un mix di uvaggi. Valentina, l'azienda Cuvage di Acque Terme, una realtà nuova, siete da poco nati, si può dire? Assolutamente sì, siamo una realtà nuova, nata nel 2011 in quelle Acque Terme, in provincia di Alessandria e stiamo sfidando il mercato con i nostri metodi classici e i nostri spumanti.